Benvenuti e bentornati su Macraris da Chiara Alberti. Qui a Macraris parliamo di tecnologia e innovazione. E se sei alla ricerca di trucchi, spunti o ispirazione per essere più performante a casa e in ufficio, sei nel posto giusto. Parliamo anche di innovazione, digitalizzazione, automazione dei processi aziendali e non attraverso l'uso efficiente delle nuove tecnologie. Inoltre, vi consiglio vivamente di visitare non solo il nostro canale Macraris su YouTube, ma anche la nostra piattaforma macraris.thinkific.com, dove sono già presenti e disponibili dei corsi a livello base, intermedio avanzato su Power Apps, Power Automate Planner, e ne arriveranno di nuovi pian piano, quindi rimanete aggiornati e andate a visitarla in modo tale da approfondire argomenti già affrontati, che già sapete, oppure imparare cose nuove a partire dalle basi. Andate subito quindi a vedere di che cosa si tratta e vi aspettiamo dall'altra parte. Se si è proprietari di un sito SharePoint, è possibile concedere ad altri utenti l'accesso al sito aggiungendoli come proprietari, membri oppure visitatori, ed è anche possibile condividere solo il sito con utenti della propria organizzazione oppure con persone esterne all'organizzazione, a seconda delle autorizzazioni impostate sia a livello di organizzazione sia a livello di sito specifico. Intanto, per condividere un sito dobbiamo entrare in SharePoint. Dove entriamo? Nel nostro office.com, ci loghiamo all'interno, quindi accediamo al nostro account di Office. In alto a sinistra troviamo l'icona di avvio del menu per ricercare le app. Clicchiamo su SharePoint. Ci viene aperta la finestra di Microsoft SharePoint. Noi andiamo a ricercare il nostro sito che vogliamo condividere. Scegliamo il nostro sito evento 2024. Per invitare membri, per aggiungere membri, è possibile cliccare su membri, aggiungi membri, ma lo vedremo la prossima volta. Per condividere un sito, clicchiamo su impostazioni, quindi sull'iconcina delle impostazioni in alto a destra, autorizzazioni sito. Aggiungi membri. È possibile aggiungere membri anche da qua, però noi andiamo a scegliere condividi solo il sito. Prima di cliccare su condividi solo il sito, vediamo che abbiamo la possibilità di modificare il metodo di condivisione dei membri e la scadenza di accesso dei guest al sito e quindi la visualizzazione del sito da parte di guest. Possiamo impostare una scadenza affinché poi i guest, dopo un certo numero di giorni, di mesi, non possano più accedere al sito. Possiamo anche entrare nelle autorizzazioni avanzate, sempre nella sezione autorizzazioni sito, e possiamo cambiare ovviamente le autorizzazioni del singolo membro. Quindi per condividere il sito, clicchiamo su aggiungi membri. Condividi solo il sito, inseriamo una mail o un utente dell'organizzazione con cui vogliamo condividere il sito. Ricordiamoci che la condivisione del sito equivale a offrire e dare all'utente che viene invitato e all'utente con cui viene condiviso il sito l'accesso al sito, senza però dare accesso ai calendari e alle conversazioni all'interno del sito stesso. Altra cosa invece è aggiungere membri. Aggiungere membri a un sito equivale a dare loro l'accesso completo alle informazioni presenti all'interno del sito e a quegli strumenti che permettono una maggior condivisione delle informazioni, come i calendari, come le conversazioni e via dicendo. Noi vogliamo condividere per ora solo il sito. Selezioniamo un utente, in questo caso è un utente della nostra organizzazione. Scegliamo di selezionare l'invio dell'email come notifica di condivisione del sito e se vogliamo possiamo aggiungere un messaggio. Una volta inserito un messaggio, se vogliamo inserire un messaggio, selezionata la notifica per invio mail. Se vogliamo dare notifica di avvenuta condivisione del sito,
Clicchiamo su Aggiungi. Una volta che clicchiamo su Aggiungi, viene inviata la notifica di condivisione del sito e il sito viene condiviso con l'utente o gli utenti che abbiamo inserito. È possibile poi andare nelle impostazioni, visualizzare i membri e decidere di dare un'autorizzazione diversa, come membro, come proprietario oppure rimuovere dal gruppo. All'interno delle impostazioni specifiche, invece, in autorizzazioni sito, io ho la possibilità di visualizzare che tipo di autorizzazioni sto dando ai proprietari, ai membri e ai visitatori del sito e posso anche modificare il metodo di condivisione dei membri con tutte le specifiche e i dettagli specifici di impostazioni di condivisione. Posso anche cliccare su impostazioni delle autorizzazioni avanzate e mi rimanda alla pagina di autorizzazione di SharePoint. La pagina di autorizzazione di SharePoint entra nel dettaglio delle autorizzazioni e io posso scegliere di creare un nuovo gruppo, di concedere autorizzazioni, di dettagliare il livello di autorizzazione che do per visualizzare un sito, condividerlo, modificarlo, visualizzazione lettura, applicare la visualizzazione lettura piuttosto che la visualizzazione modifica, oppure concedere un controllo completo del sito. In questa pagina, nell'amministrazione di SharePoint, nel dettaglio, nella sezione autorizzazioni, io posso definire nello specifico tutti questi dettagli relativi alle autorizzazioni. Ritorniamo nel nostro sito. Una volta condiviso il sito, l'utente riceve la notifica e può accedere al sito, può avere accesso al sito. Ricordiamoci, avere solo accesso al sito SharePoint, ovvero a questo link. Se questo video ti è piaciuto, condividi il video, metti un mi piace, condividi il video e il canale con amici e colleghi che hanno bisogno di approfondire argomenti e di avere ulteriori conoscenze, nuove conoscenze su vari aspetti e vari argomenti affrontati in questo video e in altri, su varie pillole, su piccoli trucchi e spunti riguardo programmi, riguardo ai programmi Microsoft. Visita la nostra piattaforma macraris.thinkific.com. Vi aspettiamo in tutti i canali. A presto!